ce l'abbiamo fatta, siamo giunti al termine dell'Occdoria Festa a malincuore, perché volevamo avere ancora qualche altra serata, vero? Non lo so, siamo completamente distrutti, felicissimi perché anche stasera è stata una serata super. Tanto è vero che abbiamo cantato, abbiamo parlato, ci siamo divertiti tanto anche noi che siamo un po' più rilassati. Probabilmente la mia voce è a testimonianza di quanto dico, è stata una serata davvero emozionante. Il maestro Avitabile, che ci onora sempre della sua presenza quest'anno dopo un anno importante anche da un punto di vista artistico per lui, averlo sul nostro parco, sul nostro palco, nel parco, ci rende sempre orgogliosi, siamo super soddisfatti. Esattamente, tantissima partecipazione da parte di giovani, di famiglie. Sì, sì, la nostra festa continua a dimostrarsi una festa per tutte le fasce d'età, per tutti i contesti. È una festa, insomma, in cui si può semplicemente mangiare, si può degustare una birra, si può stare e giocare, ascoltare buona musica, e quest'anno portano anche i bambini al parco giochi, quindi insomma come è anche la, diciamo, l'offerta artistica e musicale è sempre stata differente, in modo da raccontare i vari generi, i vari gusti, ma ogni sera è stata una sera diversa dalle altre. Esattamente, anche da un punto di vista enogastronomico ovviamente. Sì, quest'anno penso che gli stendisti che hanno partecipato all'Occdoria sono stati veramente di alta qualità nei prodotti che hanno offerto e soprattutto nel servizio, cioè credo che non abbiamo avuto nessuna lamentela di file gigantesche, ma tutto invece è andato bello liscio, quindi hanno mangiato regolarmente, hanno bevuto altrettanto. Veramente credo che sia stato quest'anno un'edizione particolare, perché è sembrato un locale all'aperto dove tutto funziona come in un vero locale come il Mese Sound, per esempio. Esattamente, è stato un viaggio, come ho raccontato nel corso di queste giornate, davvero fantastico, un viaggio sia enogastronomico sia un viaggio musicale. Io vi ringrazio perché l'ho fatto insieme a voi come sempre e con queste... Quante c'erano? Quante persone c'erano? Non lo so, stiamo contando perché stanno uscendo man mano e stiamo provando a contarli, non lo so, poi vedremo quanti bicchieri troveremo a terra nel pulile, perché stasera le pulizie toccano a noi tre. Come ogni anno le pulizie finali toccano agli organizzatori e lo staff fa lo svuotafusti, ci tengo a precisarlo. Esatto, loro bevono e noi lavoriamo. noi lavoriamo di rastrello stasera. Allora diamo appuntamento ovviamente all'edizione di Occdoria Fest, non sappiamo in quale location, però 2018 sicuramente. Non mi sento di prendere questo impegno. Sì, lavoreremo come sempre, ogni anno all'ultima serata, qualcosa, siamo stanchi. Qualcosa faremo. Passo la parola a Sandro Ciotti. Qualcosa faremo. Qualcosa faremo. E noi vi salutiamo e vi mandiamo un grandissimo bacio dall'Occdoria Fest 2017.